E torniamo a parlare dell'alluvione che 2 settimane fa ha creato gravi danni a Oliveto Lario. In collegamento telefonico abbiamo Pierfranco Negri. Pierfranco, ciao. Da quel venerdì 20 aprile sono passati ormai 14 giorni. Com'è la situazione attuale a Onno, Vassena e Limonta? Diciamo che la situazione va vista su due livelli. Viabilità interna che è stata ripristinata e anche la viabilità, diciamo, ordinaria della provinciale che salve qualche disagio dovuto ancora al permanere di situazioni di acqua che scende in strada, però tutto sommato per quanto riguarda il fronte strade è buona. Negativa invece è la situazione riguardo gli alvei dei torrenti che sono ancora pressoché invasi diciamo, da tutto quello che è il detrito portato a valle, per cui ci sono ancora questi tappi sotto i ponti, chiedo scusa, ed è una situazione veramente a rischio, soprattutto se il tempo peggiora. Le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono proprio incoraggianti. Gli esperti prevedono forte maltempo fino a martedì con una breve pausa solo nella giornata di sabato. Addirittura si ipotizzano temporali che localmente potrebbero essere di forte intensità. Pierfranco, la gente sarà ovviamente preoccupata. Beh, con queste previsioni sicuramente c'è uno stato, come dire, di allerta, soprattutto da parte di chi è nei pressi di questa situazione a rischio. Dalle immagini che stiamo vedendo possiamo notare che i danni sono ingenti. La popolazione ora a chi si sta rivolgendo? Ci sono delle istanze in comune, si sono presentati, diciamo così, per intenderci, che hanno presentato il conto in comune. E il Comune si sta attivando per vedere come e dove, se è possibile, come dire, risarcire questi danni, ma sul fronte economico, se mi passi questo termine, qualcuno ha ipotizzato un danno complessivo fra le 500.000 e le 800.000, qualcuno chiacchiera di 3 milioni di euro, considerando anche alcuni danni, come dire, non visibili, chiamiamoli danni che possono subentrare futuro, lavori futuri, eccetera, eccetera. Comunque i danni sono notevoli. C'è da considerare che attualmente la provincia ha potuto solo dare una spolveratina, messi passi il termine, diciamo, agli alvei che sono, come dire, trascinati sulla strada. Si è pulito quello che è trascinato sulla strada, ma niente di più perché la provincia non ha soldi, si attende, cioè, scusate, la provincia non ha soldi, per cui si attende un'ispezione da parte della regione per vedere se ci saranno fondi e questi probabilmente verranno girati al comune. Molti hanno puntato il dito contro la scarsa manutenzione delle zone alte della montagna che sovrastano Oliveto Lario. Come avevamo già detto giorni fa, le zone a ridosso dell'abitato sono sempre state curate e bonificate. Molto meno attenzione è stata data invece a monte. E ora, dopo quanto è accaduto, si prevede qualche particolare intervento di sistemazione e pulizia? Ecco, c'è da dire due cose, soprattutto per quanto riguarda il discorso della bonifica, che sarà un discorso abbastanza complicato, cioè, alla luce dell'esperienza di quello che è stato il lavoro fatto in Valcerina, che potrà essere ripetuto su altri torrenti, con delle vasche di tracimazione, con dei salti atti a diminuire il flusso e a rompere il flusso dell'acqua. Sarà un lavoro lungo che durerà anche anni, per cui quando si parla di quelle cifre alte, si intende anche questi lavori che per il momento sono, come dire, ipotizzati, ma che andranno studiati, messi in cantiere, anche tenendo conto di eventuali cambiamenti di rotta, chiamiamoli così, da parte di percorso, da parte di alcuni torrenti. Certo, il periodo economico che stiamo vivendo è sicuramente difficile, quindi secondo te, Pierfranco, un avvenimento simile può compromettere la stagione turistica di Oliveto Lario che ormai è alle porte? Ma forse marginalmente, tutto dipende da come e quando questi eventi, sperando che non succedano, accadano. In questo momento diciamo che questo ha marginalmente interessato la stagione turistica. Ecco, se vogliamo, è il livello del lago che è molto alto e ha, come dire, sommerso tutte le spiagge. Poi, quando il lago si ritirerà, lascerà detriti che andranno ripuliti. Ecco, quello sì, in un certo senso, marginalmente interessa anche il discorso turistico, non solo ambientale. Grazie Pierfranco, naturalmente richiedici la linea se ci sono ulteriori aggiornamenti.